Ben trovati a tutti per quest'ultimo aggiornamento meteo della settimana. L'occhio attento del satellite riferito al pomeriggio di venerdì 14 giugno non manca di mettere in evidenza in primo piano i due protagonisti della scena euroatlantica in questo scorcio di giugno, che vede da una parte una grande saccatura polare centrata sulle isole britanniche, la quale lambisce con le sue perturbazioni le nostre regioni settentrionali, e dall'altra un'ansia anticiclonica che sorvola il resto dell'Italia. Anche il tempo del weekend sarà quindi caratterizzato da questo braccio di ferro, che vedrà però all'inizio della prossima settimana un vincitore, l'alta pressione. Dunque, dopo gli ultimi temporali al nord nel corso del fine settimana, soprattutto lungo l'area alpina, il sole e il caldo inizieranno a farla da padrone su tutta l'Italia. Solo una modesta ricaduta tra venerdì 21 e domenica 23 giugno al nord, con ritorno di qualche episodico temporale, poi nuova fiammata anticiclonica e l'estate che prende il volo con il suo solito repertorio di sole e di caldo. Intanto però la cartina dedicata a sabato ci mostra un fronte freddo in transito sulle regioni settentrionali, con i rovesci temporali che a carattere sparso interesseranno soprattutto il settore nord del fiume Po. La neve sulle cime alpine torna a scendere tra 2600 e 2800 metri, il sole invece prevale sul resto dell'Italia all'infuori della Sardegna, dove assisteremo al rinforzo dello scirocco e ad un deciso aumento della nuvolosità per l'avvicinamento di una modesta goccia fredda in quota, che comunque nella giornata di domenica riuscirà a portare qualche isolato rovescio sull'isola. L'asse dei temporali intanto si sposta sulle aree più orientali, dove avremo spostati di neve fino a 2600 metri. A seguire i rasserenamenti a partire da ovest per l'ingresso di aria più asciutta e per la rimonta dell'alta pressione. Stessa situazione all'inizio della prossima settimana, solo lungo le Alpi si potrà ancora manifestare qualche annuvolamento accompagnato da isolati rovesci pomeridiani, per il resto prevarrà il sole. Le temperature sono previste in generale aumento, con valori che saliranno al di sopra delle medie. Grazie per l'attenzione, se volete rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale, seguite anche il nostro sito web. Io con questo vi saluto e vi attendo al prossimo aggiornamento. Buon weekend e a risentirci da Luca Angelini.